Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. Oggi rispondiamo a una domanda che ci avete fatto in tanti su Facebook che riguarda il mondo Mac e nello specifico la registrazione di file audio da sorgenti digitali. Per sorgenti digitali intendo vere e proprie applicazioni in esecuzione nel sistema operativo. È un metodo che funziona anche con i microfoni esterni, in effetti, ma quello lo si può fare anche con QuickTime. In questo video vi farò vedere come registrare l'audio proveniente dall'applicazione in esecuzione in OS X, audio che viene registrato del tutto localizzato, quindi anche nel caso in cui fosse attivo un'altra applicazione, voi comunque sareste in grado di registrare solo ed esclusivamente l'audio che proviene dall'app scelta. Lo faremo con un'applicazione realizzata dagli stessi sviluppatori di Airfoil, un'applicazione della quale vi ho parlato un po' di tempo fa, che permetteva proprio lo streaming audio di tutte le applicazioni dal Mac verso gli speaker AirPlay. Lo faremo quindi con un'applicazione realizzata veramente molto bene, che è comunque possibile utilizzare del tutto gratuitamente per i primi 10 minuti di registrazione. Quindi un lasso di tempo abbastanza sufficiente per tantissimi utenti. Io sono Dario Caliendo, questo è un nuovo video di Tech Fanpage e vi do il benvenuto. Come vi anticipavo, per registrare l'audio da qualsiasi applicazione in OS X utilizzeremo un'app sviluppata proprio dagli stessi sviluppatori di Airfoil. Nello specifico l'app si chiama Piezo, è disponibile a pagamento ma è disponibile anche una versione gratuita che permetterà di registrare per 10 minuti. Una volta scaricata l'applicazione e avviata ci troveremo davanti a un'app che in effetti è realizzata veramente molto bene ed ha un'interfaccia grafica veramente molto intuitiva. Come vedete funziona anche con il microfono interno, ma per registrare da un'applicazione specifica tutto quello che bisognerà fare sarà quindi scegliere l'applicazione nel menu posto accanto al tasto di registrazione. Scelta l'applicazione della quale si vuole registrare, e vi anticipo che funziona con tutte le applicazioni, tutto quello che bisognerà fare sarà impostare la qualità di registrazione. È possibile impostarla tramite le impostazioni accessibili con l'icona a forma di ingranaggio posta proprio in basso a destra. Una volta scelte anche le impostazioni di registrazione e il nome che si vuole dare al file, tutto quello che bisognerà fare sarà premere il tasto REC nell'applicazione e qualsiasi flusso audio che sarà riprodotto dall'applicazione specifica che è stata scelta precedentemente verrà registrato e salvato in un file che sarà poi possibile riascoltare e condividere. Ragazzi, avete visto, utilizzare questa applicazione è veramente semplicissimo. Si tratta di un'applicazione che funziona con tutte le applicazioni, comprese quelle per lo streaming musicale, cosa che non si deve fare, quindi bisogna utilizzare questa applicazione con cognizione di causa e con la coscienza a posto. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage e come sempre vi mando un abbraccio.